Allora, la realtà oggi è dura e complessa e fluida soprattutto, quindi per una persona come me, a cui piace il cambiamento, le cose nuove, e non fa altro che adattarsi a questa realtà che scorre, che sfugge. Quindi ogni mattina quando mi sveglio mi immagino diversa, mi penso diversa. Però c'è una sola cosa che mi è rimasta costante tutti questi anni ed è lo studio. Mi piace, quindi è una cosa, se ti piace già è una cosa positiva, perché farai di tutto per raggiungerlo. Quindi mi piace. E a questo punto non ho ancora una figura esemplare a cui basarmi per dire vorrei essere come questo o vorrei essere chi cosa. In realtà vorrei che gli studi mi definissero, che siano loro un giorno a fare di me quella che vorrei realmente essere. Appunto, vorrei iscrivermi all'università proprio per fare lingue, quindi le lingue, e così potrei anche viaggiare, perché come si può anche vedere della mia biografia non c'è altro che spostamenti. Quindi ho capito che questi spostamenti fanno parte di me, sono nati in me e non li posso e non li devo nascondere. Oramai l'ostilità e comportamenti di aggressione sono diventati non solo abituali e normali, ma la cosa peggiore è che sono diventati anche giustificati. Quindi assistiamo a un processo di demonizzazione delle differenze che una volta si limitavano solamente alle differenze dovute ai fatti culturali. Siamo tutti figli dei propri paesi, quindi i confini che ci dividono ci servono proprio per delineare le nostre culture diverse. È proprio nella diversità che sta il valore dell'essere umano. Quindi i confini non sono quelli che ci difendono, che ci proteggono, nemmeno quelli che ci impediscono il dialogo. Si dovrebbe porre un'attenzione sulla valorizzazione delle differenze, di quello che è diverso tra di noi. Perché se analizziamo bene l'essere umano, quello che ha un profondo senso del rispetto per se stesso, è quello che riesce a vedere oltre le differenze, riesce ad accettarle, riesce a farle diventare proprie. E lo stesso concetto si riferisce anche alle società, per cui il concetto del nemico è un concetto relativo, il suo significato è relativo, perché dipende da quale punto di vista lo vediamo. Possiamo tutti diventare nemici di tutti e amici di tutti, per cui solamente attraverso la valorizzazione delle differenze, attraverso il dialogo, possiamo procedere. E mi viene in mente che nell'ultimo periodo stavo leggendo degli studi che dicono che fra 30 anni in questa terra saremo 10 miliardi. È un numero enorme ed è un numero che metterà veramente tanto in difficoltà, secondo appunto questi studi, la sopravvivenza di tutti. E se non saremo in grado di farci carico del problema trovando soluzioni sostenibili. Ci sono altri studi che leggevo che hanno dimostrato che l'empatia e la compassione, in senso di vicinanza a tutti gli altri esseri umani e viventi in generale, tendono a diminuire con l'aumento del guadagno, quindi del denaro e del potere.
Quindi più guadagniamo e più diventiamo potenti, meno ci importa degli altri. Io stavo riflettendo su queste cose e credo che la mia risposta alla domanda a chi appartiene il mondo dipenda dal senso che si vuol dare alla parola appartenere, nel senso che se per appartenere intendiamo essere proprietà di, allora la mia risposta è a nessuno. E noi facciamo parte del mondo, lo arricchiamo e purtroppo anche lo roviniamo, più o meno consapevolmente, ma sicuramente non è di nostra proprietà. Se invece ad appartenere vogliamo dare il senso di essere di competenza, riguardare, allora la mia risposta diventa a tutti. La sopravvivenza di questo mondo e fare in modo che altri miliardi di persone nel futuro lo vedano, lo vivano e lo accrescano con tutta la bellezza e l'armonia di cui l'uomo è capace, riguarda tutti noi. Ma proprio perché appartiene a tutti e riguarda tutti e appunto è di competenza di tutti, è necessario che tutti ce ne prendiamo cura per evitare che quei 10 miliardi di persone, di cui spero farò ancora parte anch'io, siano in corsa per consumare tutte le ultime risorse rimaste in un inno alla nostra mera sopravvivenza e arricchimento personale. Perché sono davvero convinta che possiamo essere molto migliori di così. Non penso proprio che la scienza o la spiritualità, per quanto sì, possano essere state elementi di oppressione in passato, però non credo che siano, non li vedo come motori di un possibile cambiamento in quanto discipline verticali. Credo che comunque il male che ci affligge in questi ultimi decenni sia un qualcosa molto più trasversale, di conseguenza molto più difficile da sconfiggere, che è la superficialità. Una profonda superficialità molto diffusa, radicata, che giustamente va a intossicare tutto il resto, va a intossicare la spiritualità, anche se non sembra possibile, va a intossicare la scienza, la politica, la cultura, l'arte, e quant'altro. Non è così, cioè, non sono così pessimista, in quanto credo che sicuramente il cambiamento partirà una volta che riusciremo a dare uno sguardo a tutte le cose meno superficiale, a prescindere che si appartenga al gruppo della scienza, della spiritualità, della politica, della cultura, dell'educazione, ecco tutto qui. Quindi mi immagino un cambiamento molto timido che parte all'interno di un gruppo di persone molto molto piccolo all'interno di ognuno di questi grandi gruppi. Ecco. L'arte. Parlare di arte significa parlare di un bisogno insito nell'animo umano, perché la persona da sempre ha avuto bisogno di esprimere sensazioni, stati d'animo, emozioni, e quindi l'espressione artistica è in grado di fare questo. L'arte riesce anche a raccogliere le tendenze economiche, politiche, sociali di un determinato periodo e di un luogo, e quindi li rappresenta in una maniera davvero eccellente. Quindi un artista probabilmente non è un rivoluzionario, è qualcuno che ha bisogno di dire qualcosa e quindi sente e vuole la libertà di dirlo. La libertà e la facoltà di essere artisti corrispondono dunque a una libertà di essere liberi. E l'arte ha la caratteristica eccellente di essere senza tempo e senza luogo. Chiunque si esprima nell'arte riesce a valicare confini, riesce a non avere vincoli linguistici e culturali, perché l'arte può essere a disposizione di tutti e può essere quindi capita da tutti. Allora l'espressione artistica è quanto di più umano ed egualitario ci possa essere, possa arricchire la nostra vita. Con l'arte noi siamo unici, ma nello stesso tempo siamo Bene, uguali. allora possiamo iniziare l'appuntamento di oggi che conclude il nostro percorso qui al Salone del Libro di quest'anno. Ringrazio tutte e tutti di essere qui. Ringrazio soprattutto i nostri ospiti che faranno
un saluto e che festeggeranno insieme a noi oggi Antonella Parigi, assessora alla cultura e al turismo della Regione Piemonte, Cinzia Pecchio, presidente della Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Massimo Brai, presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Nicola La Gioia, direttore editoriale del Salone del Libro di Torino. Ma le protagoniste dell'incontro di oggi sono le autrici, siete tutte voi qui presenti, le autrici dei racconti e delle fotografie selezionate da Filippo Maggia per il premio speciale della sezione Sandretto Rere Baudengo. Ringrazio Patrizia Sandretto Rere Baudengo di essere con noi ancora anche quest'anno, ancora una volta insieme. Un giorno tutto questo è il tema del Salone di quest'anno, cui sono legate 5 domande alle quali hanno risposto anche le vincitrici del concorso Lingua Madre, le avete viste andare prima in onda. E non ci poteva essere un tema più in sintonia con il nostro progetto. Prova ne sono stati gli incontri che abbiamo organizzato quest'anno nel programma di Lingua Madre e che hanno sviluppato gli sviluppi della letteratura cosiddetta migrante, al di là delle false etichette culturali, l'arte interpretata dai e dalle giovani come antidoto all'estraneità, o ancora gli immaginari ecologici delle donne migranti per colmare quella frattura che molto spesso esiste tra natura e cultura. Il concorso Lingua Madre, lo ricordo, è nato nel 2005, è un progetto permanente del Salone Internazionale del Libro di Torino e della Regione Piemonte, che lo sostiene con l'assessorato alla cultura e la consulta femminile del Consiglio regionale. È diretto alle donne straniere o di origine straniera residenti in Italia, con una sezione dedicata alle donne italiane che vogliano raccontare le donne straniere. E si può partecipare inviando un racconto o una fotografia. Insomma, uno spazio aperto a cui si può partecipare a qualsiasi età, in qualsiasi condizione, che si sia una bambina o una donna detenuta, da sola, in coppia, in gruppo. Non a caso anche quest'anno hanno partecipato al concorso tante scuole, istituti, li vediamo anche qui, dagli SPRAR agli istituti penali ai CPA. In 13 anni questo premio, che si è fatto testimone di una società sempre più complessa, raccogliendo le voci di migliaia di protagoniste del nostro tempo con i loro sguardi molteplici e il loro desiderio di scrivere, fotografare, tracciare nuove prospettive. Una varietà immensa che era stata raccolta anche grazie all'ampia rete che si è venuta a creare negli anni su tutto il territorio nazionale. Tante le giovanissime che partecipano, lo vedete anche tra noi oggi, restituendo quella particolare visione del mondo che solo le nuove generazioni, che possiamo chiamare ibride, ci possono offrire. Insomma, un linguaggio che non si limita al racconto, ma che si diffonde attraverso convegni, partecipazioni a festival, laboratori, mostre fotografiche, produzioni video, spettacoli, insomma sono oltre 100 gli incontri che organizziamo ogni anno in Italia e all'estero. Oltre 6.000 le autrici che in questi anni, in questi 14 anni di lavoro intorno ed impegno intorno alla narrazione hanno scritto e fotografato e condiviso con noi. Una comunità cresciuta a fianco del concorso Lingua Madre senza confini, dal Marocco alle Filippine, dal Giappone alla Nigeria, dalla Cina al Brasile, dal Pakistan alla Romania. E tra queste chi si avvicina per la prima volta alla scrittura, chi porta una testimonianza insieme a un'altra donna, chi invece proprio da questa esperienza invece comincia la sua carriera di scrittrice, come Claudileia Lemes Diaz, Gabriella Curvilla, La Lavadia, tante altre che potrei citare. Un dibattito a cui si unisce l'intensa attività online del concorso col sito e i social che vi invito a seguire. Concorso che opera sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Commissione Europea, Pubblicità Progresso e Women for Expo. Ogni anno poi i racconti sono raccolti in un volume, oggi presentiamo quelli che saranno nel Lingua Madre 2018 e che sarà poi pubblicato in autunno, insieme agli altri testi sulla migrazione che poi saranno tutti disponibili in libreria, editi da SEB 27.
Si confermano i nostri premi speciali, quindi quello della consulta femminile regionale del Piemonte, Slow Food Terra Madre, Torino Film Festival, la Fondazione Sandretto Rere Baudengo destinato alle fotografie e il premio della giuria popolare. Tra le novità, una collaborazione nuova che abbiamo avviato con la rivista Crocevia della Besa Edizioni, che ha dedicato proprio una sezione alle autrici di lingua madre. E poi, e questo ci tengo molto, abbiamo avviato le procedure in collaborazione con l'Associazione Toponomastica Femminile per intitolare una strada di pantelleria a Leonie Mujinga Muteba, originaria del Congo, che è madre di Aisha Fuamba, che è la vincitrice dell'edizione di quest'anno e che è morta sulle coste dell'isola in un naufragio. Un'iniziativa importante perché va a testimonianza e riconoscimento non solo delle protagoniste di questa storia, ma di tutte le donne che nel dramma della migrazione sicuramente sono quelle che soffrono le peggiori conseguenze. Poi la borsa di studio che è stata offerta dal Rotary Club Torino Mole Antonelliana e che è stata destinata a una giovane per collaborare alle attività del concorso Lingua Madre. E poi continua, insomma, il lavoro del progetto, da non dimenticare la collaborazione con la SIL, la Società Italiana delle Letterate. Ringrazio la Presidente Luisa Ricaldone di essere qui con noi. E poi la partecipazione a tanti festival, Leggendo Metropolitano di Cagliari, ma anche ogni anno Terra Madre, Salone del Gusto, Torino Spiritualità, Conversazioni sul Futuro, Book City, Scrittori in Città, Pazza Idea, e tanti altri, e comunque tutti presenti nel Super Festival, che è quest'altra bellissima iniziativa del Salone del Libro. Sulle attività non mi dilungo, potete trovare tutte le informazioni sul sito, ma lasciatemi ringraziare, ed è un piacere farlo, chi collabora con noi ogni anno: le biblioteche, gli enti, le scuole, in particolare l'Istituto Tecnico Russell Moro e l'Istituto Tecnico Grassi di Torino, il Circolo Didattico Kennedy di Torino, l'Istituto Oscar Romero di Albino, l'Accademia Albertina, che ha partecipato con il progetto Piccole Autobiografie Portatili, e dopo chiameremo le docenti e le allieve a salire sul palco. E ringrazio il Presidente Fiorenzo Alfieri di essere con noi oggi. E come progetti anche Torino, la mia città, alfabetizzazione e cittadinanza attiva delle nordafricane di Mondi Città Onlus, e il progetto E Vivere del SERMIG, Arsenale della Pace di Torino. E poi gli istituti penali, l'Istituto Penale Minorile Pontremoli e ancora lo SPRAR di Mineo, i CPA di Verona, Padova, Canelli, il Corso d'Italiano di San Maurizio Canavese, le associazioni Alma Terra, Alma Mater, e l'associazione Carlo Tancredi e Giulia Di Barolo per quanto riguarda le attività di scrittura nel carcere Lorusso Cotugno. Le altre associazioni che sono qui oggi ringrazio tutte, non riesco a nominarle tutte, e poi i nostri partner consolidati, come dicevo prima, la Fondazione Sandretto Rere Baudengo, ringrazio ancora Patrizia Sandretto Rere Baudengo di essere qui con noi, Slow Food Terra Madre, grazie a Carlo Petrini e Carlo Bogliotti che è qui con noi oggi, il Torino Film Festival, grazie a Emanuela Martini e Bruna Ponti che la rappresenta, che è qui con noi oggi. Grazie a Carlo Cretella per i servizi fotografici, grazie al Bookblog diretto da Augusta Giovannoli che con le sue ragazze e ragazzi ci segue tutto l'anno, non solo qui al Salone, e grazie a tutto lo staff del Salone del Libro, del Circolo dei Lettori, a quello della Regione del settore promozione dei beni librari, archivistici, editoria e istituti culturali. Grazie a Paola Marchi, che è ormai insostituibile punto di riferimento per il concorso Lingua Madre. Grazie a Michela Marocco, che ha collaborato con noi quest'anno grazie alla borsa di studio del Rotary Club Mole Antonelliana. Ma ringrazio soprattutto le autrici che sono donne forti, caparbie, fantasiose. Scusatemi se mi commuovo, ma i racconti di quest'anno sono veramente molto molto intensi, dolci, che sanno amare. Ecco, Liliana Rampello scrive che la capacità delle donne è saper amare e bisogna saperla tradurre in politica. È quello che vorremmo fare noi, che cerchiamo di fare noi tutti i giorni. Le autrici sono donne che vengono dal futuro,
testimoniano la necessità imprescindibile dell'apertura verso l'altro, verso l'altra, immaginando mondi in cui la differenza unisce invece di separare. E a loro deve andare il nostro applauso. Grazie. E darei la parola per un saluto ad Antonella Parigi. Grazie. Funziona? Si sente? Sì. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io naturalmente sono molto felice di essere qui a una nuova edizione di Lingua Madre. La Regione Piemonte sostiene da quanti anni, Daniela? 13. 13 convintamente questa manifestazione. Voglio solo dire una cosa, perché siamo in tanti a parlare, quindi non vogliamo portare via tempo a quella che è la festa innanzitutto di quelli che hanno vinto questo concorso. Noi come Regione Piemonte sosteniamo tantissime iniziative, però verso questa iniziativa almeno io ho un affetto particolare e una convinzione particolare, un po' perché riguarda delle donne come me, ma soprattutto perché mette in luce un aspetto che mi sta a cuore della cultura, che la cultura, la scrittura, innanzitutto serve alle nostre vite e a essere un po' più felici. E quindi grazie di questo lavoro e spero che tutti quelli che hanno, quelle che hanno partecipato a questo concorso, nello scrivere abbiano potuto trovare un po' di felicità e un po' di serenità. Grazie. Grazie. Cinzia Pecchio, un breve saluto. Buongiorno a tutti, noi come consulta femminile regionale partecipiamo con grande piacere alla premiazione da qualche anno di questo concorso. Noi diamo il secondo premio. Come organo istituzionale la consulta femminile si occupa di donne e non potevamo mancare a questo appuntamento, che è un appuntamento voluto, creato, realizzato da una donna per le donne. Anche quest'anno è stato difficilissimo scegliere perché i racconti erano tutti affascinanti, molto duri, crudi alcuni, molto, molto intensi, hanno espresso quasi tutti delle problematiche e delle interiorità che sono venute fuori nelle varie nazionalità, dei paesi, delle donne che hanno scritto. E quindi anche quest'anno è stato un lavoro arduo, però abbiamo scelto e quindi con molto piacere dedichiamo questo secondo premio al concorso Lingua Madre da parte della consulta femminile regionale. Grazie, grazie. Massimo Vrai, grazie di essere qui. Allora, buongiorno, siamo nell'ultimo giorno del salone. Io sono un po' dispiaciuto, come dire, stia per finire. È stato così bello, emozionante, che l'idea di poter andare avanti, forse l'abbiamo anche sfiorata con Nicola La Gioia. Devo dire che con Nicola ci siamo divisi molte delle presentazioni, dei libri, degli incontri, dei dibattiti. Ce ne sono due in cui abbiamo partecipato insieme. La prima questa mattina adotta uno scrittore e oggi qui da voi. Credo che sia un segno importante, tutti e due crediamo moltissimo in due manifestazioni che hanno 26 e 13 anni e l'idea che il Salone ha un forte, una fortissima presenza istituzionale, noi vogliamo tutelarla in ogni maniera, vogliamo che in qualche misura aiuti ad andare avanti gli sforzi che si stanno facendo in moltissimi angoli del paese, di affidare alla cultura, ai libri, alla scrittura un messaggio differente. Era il tema del Salone, costruire un futuro realmente differente. Credo che farlo costruire alle donne sia un'ottima opportunità e quindi per la seconda volta ho l'onore di essere invitato a questa presentazione, non posso che ringraziarvi, ringraziare tutto lo staff che prepara questo lavoro difficile, complesso, ma che credo dia al Salone un qualcosa di più, veramente dia quell'anima che probabilmente non abbiamo visto da qualche altra parte in tante manifestazioni che si svolgono nel paese. E la cosa bella di questo nostro Salone è grazie per averci aiutato a difenderla, grazie davvero. Grazie. Nicola La Gioia.
Allora io, buongiorno, oltre veramente a fare un grande ringraziamento alla Regione Piemonte che rende tutto questo possibile, e scusate, un applauso perché sennò poi è a Daniela Finocchi che è colei che, come dire, tiene più viva che mai in lingua madre. Daniela, prima tu dicevi queste donne vengono dal futuro, sì. Ora la cosa bella di alcune cose che succedono a Torino e al Salone è che a volte riusciamo a essere un po' l'avanguardia avanti di questo paese, che, come dire, non è un paese che sarà multietnico, è un paese che è adesso multietnico, e mai, appunto questo lo diceva anche il presidente Brai, il racconto avvicina le diverse culture, questo nessuno lo può sapere, appunto, più delle persone che stanno qui al Salone. E lingua madre è davvero perfetto al Salone del Libro perché al Salone nessuno è straniero. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Ciao cara. Grazie. Noi ci rivediamo tra poco. Ciao, grazie. Ciao e grazie. Bene, allora iniziamo la premiazione. Invito Nunzia Scarlato, che è l'attrice che a salire, però prima di iniziare coi racconti invito a salire la vincitrice del premio della fotografia, del premio Sandretto Rere Baudengo, che Madeleine Eugenia Mendoza Marquez, accompagnata da Patrizia Sandretto Rere Baudengo, presidente della Fondazione Sandretto Rere Baudengo, e dal dottor Juan David Velosa Chara del Consolato Generale della Colombia di Milano, e Luca Salvai, sindaco di Pinerolo. Bene, vi ringrazio. E la motivazione della fotografia e il modo che dovremmo vedere, ecco il sindaco di Pinerolo, e dovremmo vedere la fotografia, e un camion, il modellino di un camion variopinto tipico dei paesi sudamericani, e poi adesso tra poco la vedremo, e vicino un camion, un modellino della 500, simbolo per eccellenza della produzione automobilistica italiana. Si incontrano su un pavimento, ecco, vedete, che dai cassetti di un tavolo sullo sfondo intuiamo essere un ambiente domestico, e fra i due modellini colorati la figurina di una donna a testimoniare un incrocio fra culture lontane. Potrebbe sembrare un gioco, e proprio questa sua immediatezza rende la scena godibile e genuina. Un'immagine semplice, diretta e per questo autentica. Quindi grazie a Mendoza Marquez. Sì. Buongiorno a tutti, sono Patrizia Sandretto Rere Baudengo, sono davvero felice. Innanzitutto brava a te Daniela, fai un lavoro straordinario, io credo che ho ancora un applauso per Daniela Civoglia, perché davvero è unico il lavoro che grazie tu stai facendo per le donne, per la cultura, per la letteratura, e di questo te ne grazie siamo tutti grati. Ci complimentiamo per questa splendida edizione, ma ci compliamo con la vincitrice di questo premio. Crediamo molto, la mia fondazione Sandretto Rere Baudengo e qui a Torino si occupa di cultura, vi invito tutti a venire a visitarci in via Modane a vedere quello che facciamo tanto per i bambini. Stamattina anche la fondazione era piena di bambini, ne aspettiamo tanti, ma facciamo tanto per gli artisti dei quali crediamo negli Michela, artisti, crediamo Michela, nelle donne, anch'io Michela, come ha già detto l'assessore, le donne fanno un lavoro splendido, noi in fondazione dedichiamo molto spazio alle donne, e vi invito proprio in autunno il 2 di novembre a venire a vedere una mostra solo di artiste donne, perché le artiste donne sono davvero brave e dobbiamo dare loro lo spazio. E così come crediamo nella fotografia, vi invito in fondazione, abbiamo una mostra di fotografia antica bellissima e una mostra di fotografia fatta dai rifugiati a Samos, che sono appunto tutti rifugiati arrivati dai paesi medio orientali. E quindi non potevamo non essere qui insieme a Daniela per questo premio, per questo momento dedicato alla fotografia di chi vive fuori dalla nostra città, ma qui oggi ci vive e ci può portare dei messaggi da lontano. Il suo lavoro è bellissimo, è stato giustamente data la motivazione poco fa, è un'opera piena di contenuti
sostenuto, erano tutte belle, anche qui come è stato detto prima per la letteratura hanno più di 70 le fotografie ricevute e spero che crescano sempre di più, la qualità c'è, c'era in questo lavoro e quindi ancora un grande bravo a chi ha fatto questa foto. Grazie davvero per la vostra attenzione e spero presto di vedervi in fondazione. Grazie, il premio lo dà Roxana Lazar che è la vincitrice dell'anno scorso ed è la madrina dell'edizione di quest'anno. E anche un breve saluto dal console, grazie. E poi dal sindaco. Buongiorno a tutti, buenos días a todos, gracias por estar acá. Estoy muy orgulloso de poder contar con una persona que representa al consulado a Colombia. Per me è un grande onore avere una rappresentazione della Colombia come lei e credo che è incredibile poter contare con persone che dejan il nome del paese molto in alto. Muchas gracias, gracias a la regione di Piemonte e gracias a la Feria del Libro. Grazie, grazie. Sindaco di Pinerolo, perché noi tradizionalmente invitiamo la rappresentanza diplomatica del paese d'origine e il sindaco della città di residenza in Italia, quindi in questo caso Pinerolo, e grazie di essere qui. Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti. È la prima volta nella mia breve esperienza che mi capita di premiare, di essere presente alla premiazione di una cittadina di Pinerolo che però viene da lontano. Ecco, si diceva prima, questa è un po' la riflessione che volevo fare, siamo sempre più multiculturali, sempre più multietnici, ormai non è più il futuro ma è già la realtà, lo è Torino, lo è Pinerolo, lo sono tantissime realtà del nostro territorio, per cui veramente è la prima volta che mi capita di premiare una cittadina straniera che vive in Pinerolo, sono orgogliosa, congratulazioni da parte di tutta la città veramente. E sentiamo anche le parole della nostra vincitrice, ma avviciniamoci un po' perché siamo tutti appiccicati nello schermo, prego. Buongiorno a tutti, grazie mille Daniela, grazie mille al concorso e a tutti gli sponsor che fanno realtà, che fanno possibile questo concorso in sé. Ci danno una voce, già sia con la fotografia o sia con il racconto, e questo per noi è importante perché trovare uno spazio dentro di una città, dentro di un paese che non è il nostro, quindi quello fa in modo che noi ci sentiamo parte, tipo quello che sento in questo momento, che sono, non sono neanche colombiana in questo momento, sono una cittadina del mondo e mi trovo qui a Torino in Italia. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie, ancora grazie. Grazie. E a presto, arrivederci. Arrivederci. E allora diamo il via alla premiazione dei racconti con le letture dalla voce di Nunzia Scarlato, che è anche stata un'autrice del concorso Lingua Madre, che ringrazio di essere qui. Ci siamo incontrate a un atelier di scrittura per donne straniere, organizzato presso la Casa per la Pace di Vicenza, la scorsa primavera. Insieme, seguendo le sollecitazioni delle conduttrici, abbiamo messo in scrittura e condiviso ricordi d'infanzia, suggestioni più o meno remote dei nostri paesi d'origine, emozioni affiorate dagli scambi di esperienze. Dopo l'estate, rivedendo insieme i nostri scritti, abbiamo provato a riunirli insieme come in un ideale album fotografico, dove si raccolgono le istantanee dei momenti di cui si vuole trattenere memoria. Così abbiamo legato insieme con il filo di refe i nostri ricordi, che abbiamo intitolato appunto Quaderno di ricordi e che affidiamo alla vostra lettura. Quaderno di ricordi, Edie Faranak Amri, Elena Tilipska, Miloslava Firmanova, atelier di scrittura, varie nazionalità, premio speciale, giuria popolare. Allora prego di salire Adienne Faranak Amri, che è originaria dell'Iran, Elena Tlipska dell'Ucraina, Miloslava Firmanova della Repubblica Ceca, accompagnate da Anna Maria Cordova, assessora alla partecipazione del Comune di Vicenza.
e poi fra tutte le persone che hanno votato è stata sorteggiata Martina Massiag, che ha vinto un ingresso al Salone del Libro e i libri del concorso Lingua Madre. Ricordo che questa iniziativa è nata a Vicenza con l'intento appunto di incoraggiare a narrare le donne di origine straniera, iniziativa di Adriana Chemello, che è una docente nota, esponente insomma del pensiero della differenza. E quindi grazie a voi di aver partecipato e di essere qui. Venite più in qua. E grazie all'assessora, a lei un breve saluto. Buongiorno a tutti, è un orgoglio essere qui con voi. Vicenza è una città accogliente. La Casa della Pace è una grande vittoria di questa amministrazione che noi siamo riusciti a creare proprio per questo spirito di accoglienza, di stare vicino a tutti. Io vi complimento con voi tre e un complimento speciale ad Adriana Chemello, che ora non vedo, ma che in questi anni sta cimentando e sta unendo le varie etnie che noi abbiamo a Vicenza, proprio con questo spirito di collaborazione. Grazie. Grazie a voi. Non poteva intervenire perché ha avuto un problema familiare. Chi vuole dire qualcosa? Intanto venite premiate da Loxana Lazar. Prego. E ci sarà anche il riconoscimento per Adriana Chemello. Prego. Buonasera. Volevo solo naturalmente ringraziare Adriana, Adriana perché sì, ha messo insieme queste donne e ci ha dato possibilità, grazie, ci ha dato possibilità di fare una cosa che non abbiamo mai provato a fare. Personalmente io non sarò mai scrittrice naturalmente, ma ho provato di tal piacere e entusiasmo che non dimenticherò mai. E grazie anche a voi. Grazie mille. Io posso dire che ritrovarsi insieme con 15 donne straniere di varie età è stato un piacere immenso. Non sapevamo di concorso, però parlare fra di noi, comunicare, ci siamo accorti che non esistono dei confini fra nel mondo. Grazie. Sì, anch'io naturalmente volevo ringraziare Adriana Chemello, che purtroppo non ha potuto essere qua. E niente, l'unica cosa è che questo premio veramente per noi, non sapevamo neanche del quando abbiamo partecipato a questo atelier, non sapevamo del premio, quindi è stato insperato e inaspettato farlo. Ma è stato proprio la ciliegina sulla torta di un'esperienza che non dimenticheremo, perché stare assieme donne che provenivano veramente da tutte le parti del mondo e trovarci come una famiglia da un momento all'altro, proprio perché lo scrivere ci dava possibilità di esprimere noi stesse, è stata una cosa grandiosa. Quindi grazie ancora per il premio. Grazie a tutte voi e anche Adriana Chemello, che saluterete. Grazie. Grazie. Ha ucciso un uomo per delle foto? Chiese il poliziotto. Rigirai i polsi stretti nelle manette. Sì, l'ho fatto. No, non potevo non farlo. Sono arrivati al tramonto. Avevo chiuso le stalle e i pollai. Stavo per preparare la cena. Il mio vecchio era in cortile. Da quando i figli se ne sono andati, si mette sempre sotto il ciliegio, dove una volta c'era la loro altalena. Ricordi rubati, Dunja Banievic, Serbia, premio speciale Torino Film Festival, 13° concorso letterario nazionale, Lingua Madre. Bene, grazie. E prego Dunja Banievic e Bruna Ponti, che l'accompagna, di salire sul palco insieme con Sua Eccellenza il viceconsole Ivan Lorenzin del Consolato Generale della Repubblica della Serbia a Milano, e anche a Carmine Pugliese, assessore alla cultura del Comune e Città della Pieve. Prego, grazie.
e a voi anche un microfono per un breve saluto, innanzitutto il titolare del premio. Grazie, allora io anche possiamo anche avvicinarci. Porto i saluti del Torino Film Festival e del nostro direttore Emanuela Martini. Sono davvero lieta, sono oramai molti molti anni che abbiamo attivato questa collaborazione. Il Torino Film Festival è nato come Festival Cinema Giovani per proporre, dare spazio a nuovi talenti in ambito cinematografico, associarci a un premio che cerca di promuovere talenti in ambito letterario. Sembra direi una affinità che non poteva passare insomma inosservata. Di conseguenza, in particolare, devo dire, sia da parte mia che da parte di Emanuela, che ha individuato il racconto vincitore, complimenti, perché era davvero ben ben scritto. È stato davvero un piacere poterlo leggere. Grazie. Un saluto da parte. Buongiorno a tutti. I'm sorry, but I will address you in English because even though I understand Italian, I'm not still very fluent. I would like to congratulate Dunja on her prize, on the beautiful story, which I believe everyone should read because they can read something nice and get a big message from that story. I would also want to thank the organizers for inviting me here in this beautiful cultural manifestation. And I hope that in future we'll see again with some new novel things doing. Thank you very much. Thank you. Città della Pieve qui rappresentata. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui. Sono felice che una concittadina di Città della Pieve abbia vinto questo premio. Città della Pieve, per i pochi che non la conoscono, è in Umbria ed è la città che ha dato i natali a Pietro Vannucci il Perugino. Noi non abbiamo stranieri nella nostra comunità, abbiamo solo portatori di culture altre che arrivano a Città della Pieve e diventano cittadini. Quindi questo premio a una nostra concittadina ci rende veramente felici e orgogliosi. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. E alla nostra autrice premiata da Roxana Lazar. Prego. Voglio ringraziare tutti, soprattutto gli organizzatori della Lingua Madre, il mio assessore della cultura, il console di Milano. Io sono qui da 52 anni, non sono neanche straniera, in senso che ho cittadinanza italiana. Sono già scrittrice perché ho pubblicato con Bolatti Boringhieri, ho avuto abbastanza soddisfazioni e sono molto contenta di aver vinto questo premio. Ho lavorato moltissimo sulla conoscenza degli scrittori del mio paese, che una volta era Jugoslavia, di tutti, per poterli conoscere anche al pubblico italiano. Ho tradotto il premio Nobel Andrić per Meridiani Mondadori, per, ho lavorato per Adelphi, per Bolatti Boringhieri, cioè ho lavorato anche 30 anni come redattrice presso gli Editori Riuniti, che adesso sono un po' diversi rispetto a una volta. Sono molto contenta un'altra volta di essere qui. Sento un po' questa, nonostante sia qui da tantissimi anni, posso dire un po' quello che diceva Marc Chagall, cioè sono sempre stato fuori dalla Russia e in realtà non mi sono mai andato via. Grazie, grazie davvero, ancora grazie a tutte, grazie. Prego. Aspettavo questa neve da settimane ed è arrivata proprio adesso che stiamo per partire. Devo uscire a camminare in mezzo ai fiocchi e lasciare le mie orme sulla stradina lungo il ruscello del nostro borgo, che si chiama Gainis Boschetto, situato nella periferia occidentale di Zagreb, la mia città, dove ho passato la maggior parte della mia vita, in casa dei miei genitori. Parole sospese sulla neve. Melita Ferković, Croazia. Premio speciale Slow Food Terra Madre, 13° concorso letterario nazionale Lingua Madre. Bene, allora invito Melita Ferković a salire, accompagnata da Carlo Bogliotti, Anna Garbero delle Biblioteche Civiche di Torino e Ivan Pavic, console generale della Repubblica di Croazia a Milano.
Eccoci. Grazie, grazie. Allora, a lei. Avviciniamoci qua, non mettetevi tutte. Intanto un grande saluto davanti al Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Milano. Siamo molto orgogliosi, anche poi un intimo augurio grande perché anche mia concittadina, grazie, non solo connazionale. Quindi brava Melita, ho portato un souvenir se posso anche sì, a lei Daniela perché veramente questa manifestazione mi sembra un cuore di grande fiera di Torino perché date voce alle donne, ai stranieri, a diversi paesi per conoscerci meglio tramite le parole, per avvicinarci e essere insieme sempre di più. Quindi, grazie. Questo è un cuoricino che simboleggia la nostra città, uno è per grazie, lei Daniela. Grazie. Grazie mille. Anna Garbero delle Biblioteche sì, Civiche. Sì, buongiorno a tutti. Io porto il saluto delle Biblioteche Civiche Torinesi che tradizionalmente da sempre affiancano il concorso letterario Lingua Madre per questa iniziativa e per molte altre che poi nel corso dell'anno vengono sviluppate. Siamo molto in linea con la filosofia del premio. Le biblioteche civiche torinesi sono luoghi di incontro, di socializzazione, ma anche e soprattutto di inclusione. E quindi insomma, siamo particolarmente lieti di rappresentarle in questa occasione e vogliamo congratularci con tutte le autrici del concorso Lingua Madre, sperando insomma, che anche le prossime edizioni vedano altrettanta partecipazione e attiva. Grazie. Grazie, allora la nostra autrice, ma venite più avanti perché sennò poi nelle fotografie siamo tutte schiacciate. Roxana Lazar, prego, parla intanto. Sì, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui, non mi posso spiegare come, non posso dimenticare il giorno quando ero in mia città Zagabria in una libreria dove partecipavo a un evento della lettura della poesia e mi è arrivata una telefonata, ho visto un numero italiano e non potevo parlare ad alta voce, sono corsa fuori e ho sentito che mi chiamano dal concorso Lingua Madre, poi l'ho parlato con Daniela e il cuore mi è iniziato a battere, ho detto ma no, non è che l'ho vinto, forse no, non ci posso credere, è una emozione tale, mi era commosso tantissimo. Perché io non lo so, io posso vivere senza mangiare, ma senza scrivere non posso vivere. Scrivo, non lo so, poesie, racconti da quando so scrivere, da quando ho iniziato a scrivere. E mi viene più facile scrivere che forse parlare. Non so mai cosa devo dire in momenti così, ma sono emozionata molto e ringrazio tutti di questo evento che mi avete reso partecipe, che mi avete proprio fatto un onore di essere con voi e congratulazioni a tutte. Questa è la seconda volta, l'anno scorso il mio racconto è stato pubblicato, il libro era dedicato a mia nonna, questo anno a mia mamma, è sempre lo filo delle donne nella nostra famiglia che va avanti, ecco, sono felice per questo. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutte, grazie, grazie. Prego. Kappa è nigeriana e ha 19 anni. È cresciuta senza madre, della quale non sa nulla, con il padre. Il padre che fin da bambina la chiudeva a chiave in casa, usciva per andare al lavoro, poi tornava la sera, pretendendo che la figlia avesse preparato la cena e sistemato la casa. Beveva e si approfittava di lei sessualmente. Un giorno K è riuscita a fuggire. K19, Valeria Rubino, Italia, premio sezione speciale Donne Italiane, 13° concorso letterario nazionale, Lingua Madre. Bene, allora previene a ritirare il premio Annalisa Rubino, che è la sorella invece di Valeria, accompagnata da Anna Garbero delle Biblioteche Civiche Torinesi. E allora do direttamente a lei il microfono, grazie. Io voglio solo portare i saluti di mia sorella, che non è potuta essere qui oggi e che ovviamente ringrazio tantissimo sia la giuria del concorso per questo premio di cui è onorata,
e soprattutto le donne di cui ha riportato le storie nel suo racconto, che le hanno dato la fiducia per poterlo fare e di cui ovviamente va il merito per averlo potuto raccontare. Grazie. Bene, grazie. Allora, e il premio, e mi raccomando, ci sono... Grazie. Mi raccomando. Grazie. Arrivederci. Era il primo giorno di scuola e tra i genitori dei bambini di prima elementare, nel cortile, con un atteggiamento fra ansioso e preoccupato, c'era Ind. Non usava il burka. Aveva i capelli castani, lunghi e tutti arricciati, che legava in una coda a cavallo anche nel pieno dell'inverno. Aveva gli occhi a forma di mandorla e uno di quei sorrisi spensierati che sembrano sollevarsi dalle proprie labbra sfidando la legge di gravità. Ind dappertutto, Marcela Luque, Argentina, terzo premio, 13° concorso letterario nazionale, lingua madre. Bene, e allora invito Marcela Luque, accompagnata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ringrazio di essere stata con noi fino adesso, so che è molto impegnata, quindi la ringrazio particolarmente di essere stata con noi, perché Marcela abita a Torino e quindi ci tenevamo ad avere la rappresentanza della città. Grazie davvero. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno ai bimbi e alle bimbe che sono sedute qua in prima fila e siamo felici di averli qui con noi, attentissimi, quindi bravi, bravissime, grazie che siete qui. Io voglio fare ovviamente i complimenti all'autrice e credo che, e ovviamente a voi che organizzate, a tutti coloro che lavorano a questo premio. Voglio sottolineare due aspetti che credo in qualche modo siano all'interno simbolizzati da questo conferimento che oggi viene ricevuto. Intanto il fatto che ci sia un legame molto forte, storico, tra insomma, il Piemonte e l'Argentina, ne parlavamo prima, di cui siamo orgogliosissimi come comunità. Il secondo tema è già stato posto, cioè il fatto che, e lo dico soprattutto ai bimbi e alle bimbe che lo sanno bene, in un momento in cui si tendono a creare muri, si tende ad avere paura della differenza, il valore della comunità che viviamo, essendo qua tutti seduti insieme, ciascuno con la propria storia, la propria tradizione, e la differenza che c'è all'interno delle nostre tradizioni sono un qualcosa che arricchisce il valore dell'intera comunità. E quindi io la ringrazio a nome della città, le faccio i complimenti, credo che se capiamo e capiremo tutti che la differenza è un valore e arricchisce ciascun l'altro, faremo un grande passo importante come comunità. Quindi grazie di cuore. Grazie. E Roxana Lazar che premia Marcela. E Marcela, te per un saluto, anche tu il microfono. Niente, veloce, ringraziare Lingua Madre per spronarci a scrivere anno dopo anno, per la vostra tenacia, stupenda, grazie. E ringraziare anche la mia città, che però non è la città nella quale sono nata. La mia città è oggi invece Torino, per la bellissima accoglienza che ci ha sempre riservati a me e ai miei figli, e niente, sperando di rimanere altre 1000 anni qui a Torino. No, e questo va sottolineato perché Marcela è, appunto, ha voluto come a fianco a lei solo non ho voluto la rappresentanza di Torino e dell'Italia non, in qualche e modo. Non del suo paese d'origine, quindi mi sembra importante che la sindaca abbia condiviso con noi questo momento. Grazie. La ringrazio ancora. Di questo la ringrazio anche, grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Arrivederci, grazie, arrivederci. Qui anche non credo. Cosa? Ah, ormai l'ho letto per tutti. La macchina sobbalzava sull'asfalto mal ridotto, ma non mi importava nulla dei colpi che mi scuotevano. Sorpassavo le vetture presenti quella mattina sul mio tragitto come se fossero avversari da sconfiggere. L'aria fuori dal finestrino era soffocante, come lo erano i miei pensieri. Mi era venuta voglia di fumare. La ripetizione di quel gesto, un tempo usuale, mi era riapparsa con l'impetuosità di un uragano. Parole perdute. Dorota Cialbosca, Polonia. Secondo premio, premio Consulta Femminile Regionale del Piemonte.
tredicesimo concorso letterario nazionale Lingua Madre. Bene, allora Dorota Cialbosca, accompagnata da Cinzia Pecchio, presidente della Consulta Femminile Regionale, Sua Eccellenza Marta Zielinska Slivka, incaricata d'affari ad interim dell'ambasciata di Polonia a Roma. E quindi ancora, anche perché sottolineo che il volume in cui saranno raccolti tutti i racconti che andiamo a premiare oggi è appunto edito grazie al contributo proprio della Consulta regionale, che oltre a offrire il secondo premio sostiene anche la pubblicazione del volume, quindi doppiamente grazie. Sì. Ecco, come dicevo prima, è stato difficilissimo scegliere, però poi alla fine qualcosa bisognava far uscire e quindi abbiamo deciso per questo libro, per questo racconto che ci è sembrato molto significativo, molto intenso, molto profondo, brava, ha potuto esprimere... Ci chiedono sì. Di avvicinarci, ecco. Noi quando leggiamo degli scritti che sono dattilografati, quello che a me manca, se posso dire, è proprio la scrittura, il segno grafico di queste scrittrici, perché sicuramente in quelle interpretazioni ci potremmo capire molto di più che non solo una lettera dattiloscritta. Quindi in questo concorso, che per mille motivi deve essere assolutamente così, anche per capire, perché poi ci sono lingue diverse, io vorrei... indicare, lasciarvi questo messaggio: scriviamo, ma scriviamo con le mani, scriviamo con la mano che graficamente calca un foglio, lascia un segno scritto, poi noi a giudicare giudichiamo sui dattiloscritti, però credo che il segno della scrittura sia qualcosa di assolutamente fondamentale per capire ancora di più cosa c'è dietro quelle parole. Grazie mille. Grazie. Alcuni comunque ci arrivano anche scritti a mano. Grazie mille, buongiorno a tutti. Con grande piacere ho accolto la notizia che il premio speciale Consulta Femminile Regionale del Piemonte quest'anno è stato assegnato alla nostra connazionale, la signora Dorota Cialbosca. Ringrazio anche l'ideatrice del concorso, la signora Daniela Finocchi, per averci fatto scoprire il talento e la sensibilità di questa autrice polacca, da tempo trasferitasi in Italia. Come donna, come mamma e come polacca ho potuto cogliere in pieno lo spirito del testo presentato dalla signora Cialbosca. Del resto i temi quali immigrazione, integrazione, bilinguismo sono anche quelli con cui ci misuriamo tutti i giorni anche nella vita quotidiana. Alla nostra scrittrice trasmetto le più vive congratulazioni per questo riconoscimento ricevuto in un contesto così prestigioso. Colgo l'occasione per ringraziare anche la Regione Piemonte e il Salone del Libro per questa iniziativa che permette di valorizzare i talenti femminili e dà spazio alla voce delle donne in un momento in cui il dibattito sui loro diritti si fa sempre più acceso e le donne di tutto il mondo cercano di stare sempre più unite nella lotta per affermazione del loro ruolo. Grazie. Grazie, grazie mille. E allora Dorota Cialbosca, grazie. Buongiorno a tutti, io sono molto felice, vorrei ringraziare la Daniela. Ma non ringraziate me. A Lingua Madre soprattutto perché ci dà a noi straniere e soprattutto donne la possibilità di esprimersi. Ma soprattutto vorrei ringraziare e dedicare il mio premio alle meravigliose famiglie italiane che adottano i bambini polacchi, non solo i polacchi, ma in questo caso i bambini polacchi, perché sono persone veramente fantastiche. Io ho avuto questo grande privilegio di poter conoscerli e poter passare un po' di tempo con loro, percorrere un pezzo di strada insieme a loro, dove ho potuto imparare tantissime cose, veramente. E dedico questo premio ai meravigliosi bambini che arrivano qua in Italia, bambini che sono stati meno fortunati e nonostante ciò con molto coraggio affrontano le difficoltà.
per cui io spero che le adozioni dalla Polonia possano riprendersi presto, perché a momento sono ferme purtroppo. Volevo solo dire che nel 2016 la Polonia è stato il secondo paese come il numero di ingressi dei bambini in Italia, nel 2017 il quinto. Per cui direi che le famiglie italiane sono meravigliose, i bambini polacchi anche, e questa è la cosa che ci unisce, direi, in modo fantastico. Quindi vorrei e mi auguro che presto le autorità polacche possano sbloccare questa situazione e che le adozioni riprendano e che le enti italiane che lavorano in Polonia possano continuare il loro meraviglioso lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Allora Roxana Lazar, premia Dorota Cialbosca, grazie ancora, grazie ancora di essere state con noi. Poi prego poi tutte le autrici che abbiamo premiato già sinora di ritornare poi sul palco quando le chiamo, di non andare via. Prego. Aisha, occhi grandi, profondi. Sguardo indagatore. L'ho conosciuta nel 2014, quando si è iscritta al Liceo delle Scienze Umane Celio Roccati di Rovigo, dove insegno lettere. Ho notato subito la sua caparbietà, accompagnata da una fragilità cristallina, ma non potevo nemmeno immaginare cosa contenesse il suo cuore. L'inizio. Mia mamma, Leonie, è nata e cresciuta in Congo, cattolica. Papà è del Niger, musulmano. Si sono conosciuti e innamorati in Congo. Per Aspera ad Astra, Aisha Fuamba e Sofia Teresa Bisi, Repubblica Democratica del Congo e Italia, primo premio, 13° concorso letterario nazionale Lingua Madre. Allora accompagnate Aisha Fuamba, Sofia Teresa Bisi, accompagnate da Loretta Jung dell'Associazione Toponomastica Femminile e Anna Garbero delle Biblioteche di Torino. Prego. E ecco, con questo racconto, come ho già detto all'inizio, siamo particolarmente felici che siano state avviate. Intanto loro due sono la testimonianza di come, no, le donne si mettono in relazione, collaborano e danno vita, no, a quello che tutti e tutte auspichiamo per il futuro. Le donne, come dicevo prima, sono già il futuro. E soprattutto per questa iniziativa che abbiamo portato avanti con l'Associazione Toponomastica Femminile dell'intitolazione della strada Pantelleria della mamma di Aisha e di Kerene, perché anche Kerene, che sua sorella, aveva già scritto la loro terribile storia, dove però non manca la speranza, perché Aisha, avete sentito nelle risposte alle domande prima, come abbia una grande fiducia nel futuro e come abbia voglia di studiare, come sia felice di essere qui. E il sindaco di Pantelleria doveva essere con noi, il sindaco di Pantelleria che ringraziamo perché ha avviato le procedure per l'intitolazione della strada, ma ha avuto un imprevisto, proprio ci ha mandato la comunicazione adesso con i voli aerei e quindi porta i suoi omaggi e complimenti, la vicinanza, e ribadendo il fatto che a Pantelleria l'integrazione è già un qualcosa di attuale, presente, non da adesso. E quindi darei a Loretta Jung la parola, appunto. Intanto ringrazio l'Associazione Toponomastica Femminile per averci supportato in questa cosa, insomma. Buongiorno a tutti e a tutte. Io rappresento Toponomastica Femminile qui in Piemonte e sono felicissima di questa manifestazione e di essere qui in questo momento, per cui ringrazio Daniela che me ne ha dato l'opportunità.
E crediamo fortemente che le donne si debbano ricordare, si debba ricordare la loro opera, la loro forza, la loro passione, ed è per questo che sono qui abbiamo abbracciato questo progetto di intitolazione a Léonie, la mamma di Aisha, e a Pantelleria, e mi spiace che non ci sia il sindaco, ma faremo di tutto per seguire questa vicenda e per arrivare a questa intitolazione molto molto significativa, non soltanto per questo caso singolo, ma per tutte le donne che vengono da noi per cercare un futuro migliore. La mia associazione si interessa di memoria femminile, di ricordare le donne nelle intitolazioni toponomastiche, ma in genere facciamo molte cose. Non vi sto ad annoiare sulle nostre iniziative, che sono tante, mostre, lavoriamo con le scuole, abbiamo concorso nazionale, abbiamo tanti tanti progetti intorno, una costellazione di progetti intorno a questa vicenda della toponomastica. Passo la parola a Daniela, grazie. Grazie. E darei il microfono a Sofia Teresa Bisi, che intanto devo sottolineare che Teresa Sofia Bisi ha rinunciato alla sua parte di premio a favore di Aisha, e questo è, insomma, oltre a essere la docente che l'ha accompagnata in questo percorso, mi sembra sia vada tutto ancora a suo merito. Grazie. Grazie, sono io che ringrazio voi, e vi vorrei raccontare una cosa che non ho mai detto neanche ad Aisha. Quando lei ha avuto voglia di raccontarsi a me nella sua storia così, così dura, così difficile, sono stata io ad avere paura, perché mi sono chiesta che diritto ho io di curiosare, di indagare su una sofferenza così grande. Mi commuovo ancora adesso a pensarci. Poi però, pensando alla finalità, all'obiettivo che avrebbe potuto derivare, mi sono fatta coraggio, e in realtà, comprendendo le motivazioni di questo concorso e di chi lo anima e lo sostiene, e le sta benissimo quel cuore rosso così davanti, perché ha un cuore grandissimo, ho pensato che fosse un contributo, perché quelli che tutti i giorni ai notiziari secondo noi sono numeri, tutti capissimo e riuscissimo a capire che invece sono persone che hanno un cuore, hanno un'anima grande. Grazie. E Aisha, perché poi è lei la protagonista, e la ringrazio ancora per aver voluto condividere la sua storia. Wow, grazie mille, grazie, sono emozionata, non ho neanche le parole, ma voglio soltanto dire che scrivere è una terapia, perché mi ricordo ancora quando io e la prof ci incontravamo per scrivere, ogni volta, cioè ricordandomi le cose come se lo stessi vivendo al momento, e quindi mi metto a piangere e lei mi diceva fermiamoci, cioè lo riprendiamo più là, cioè quindi... scrivere tuttora, cioè, evito anche di rileggere il racconto, perché mi fa veramente rivivere il momento. Quindi da un lato sono felice perché vedo la presenza della mia madre, la vedo, ma da un'altra parte mi rende triste, perché dico appena finisco di leggere finisce, non c'è più lei qui, ma allo stesso tempo sono veramente felice, vi ringrazio di tutto, questo premio significa tantissimo per me. Significa rinforzo, significa essere accettata, significa tantissime cose. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. E Roxana Lazar, premia. Grazie, vi prego di rimanere, voi di rimanere sul palco. Ringrazio Anna Garbero, ringrazio Loretta Junk di essere stata con noi. E ringrazio Nunzia Scarlato che ha letto i racconti. No, ti prego di rimanere, perché adesso anche Roxana, perché adesso chiamo tutte le autrici che sono presenti qua per salire sul palco e ricevere un piccolo omaggio, l'attestato. E
Sì, le autrici, intanto se salite, tutte quelle che abbiamo già premiato, per favore. Dorota, Cialbosca, tutte, se Luche, tutte quante, se salite per piacere, venite, ci siete tutte. E allora io inizio la lettura e man mano vi prego di salire. Da che parte, ragazze, ci sono gli attestati? Di qua. Allora, di per salire tutti da questa parte, così tra mano prendete l'attestato. E allora, do il via. Abdulaeva Zamiliat, dalla Russia. Saira Afzal, dal Pakistan. Alice Franceschini e Tamina Akhtar, Italia e Bangladesh. Elisa Borio e Grace Sharon Alvarez, Italia, Perù. Se salite per favore dall'altra parte, se salite però dall'altra parte così vi danno l'attestato, grazie. Liliana Anachievka, Macedonia. Elena Monica Antonescu, Romania. Aminta Beye, Senegal. Helen Brunner, Regno Unito. Natalia Amelia Bulboaca, Romania. Chamalian Chandra Sekara, Sri Lanka. Ind Centufi, Marocco. Jessica Christopher, Nigeria. Le alunne russe del CPA di Verona con Annalisa Santi. Iuliana Lorena Curimar, Romania. Luisa Di Nica, Romania. Monica Gabriela Rion, Romania. L'Istituto Penale per i minorenni di Pontremoli, di varie nazionalità. Takua Khalifa, Tunisia. Donia Chigliati, Marocco. Berenice Mayra Parra Landaverde, Messico. Emilia Lanzarova, Macedonia. Amalia Lombarte de Castillo, Spagna. Lina Vibundulu Lutete, della Repubblica Democratica del Congo. Ma venite più in centro, più avanti, non state tutte così. Aya Madkur, Egitto. Yasmina Merdiane, Algeria. Exauce Ngunzu, Repubblica Democratica del Congo. Sasses Obas, Nigeria. Tatiana Olear, Russia. Evelyn Onoyasun, Nigeria e Italia. Teresa Patrascu, Romania. Nadieva Plamadeala, Moldavia. Claudia Mastrovalerio e Olga Popov, Ucraina e Italia. Liliana Rodriguez Zambrano, Messico. Lucia Gobbo e Sagna Aissatou, Senegal e Italia. Fatma Tunsi, Tunisia. Awa Zampou, Burkina Faso. E per le italiane, Marta Bertacche, Ilaria Campestre, Giulia Casali, Virginia Farina, Silvia Giori, Anna Rosa Iraldo, Nicoletta Morbioli, Silvia Muci, Giovanna Pandolfelli. E vediamo alle foto. Intanto spero che sia stata mandata la copertina del volume del Lingua Madre 2018, in cui andranno tutti i racconti delle autrici che vedete. E per le fotografie, Sofia Corina Beberece, Mubina, Romania, Mubina Civic, Bosnia Erzegovina, Margarida de Oliveira Freitas, Brasile, Belen Maria Espejo Camacho, Ecuador, Carmen Frentoaia, Romania, Irina Arodka, Bielorussia, Raffaella Callegari e Donatien Kapmandu, la Repubblica del Benin e Italia, Lyudmila Kondakova, Ucraina, Aya Madkur, Egitto, Eugenia Madeline Marquez Mendoza, Colombia, Yasmina Merdiane, Colombia, Vilma Morillo León, Venezuela, Maria Giulia Radoi, Romania, Cristina Stoleru, Romania, Elisaveta Stojarova, Bulgaria, Monica Vodaric, Croazia, Anita Vuko, Croazia,
e poi tutte le allieve dell'Accademia Albertina di Torino con il progetto Piccole Autobiografie Portatili, e invito innanzitutto e prego di salire le ideatrici e coordinatrici del progetto, Laura Valle ed Eleonora Sottili, e ringrazio ancora il presidente dell'Accademia Fiorenzo Alfieri di essere stato con noi. E quindi loro sono Anna Abril, Colombia, Yalda Aminia Naveri, Iran, Basso Beatrice Basso, Brasile, Melissa Idil Beyazit, Turchia, Xing Yi Kai, Cina, Xin Bandai, Cina, Airuo Dong, Cina, Mariana Farima, Moldavia, Sofia Gauthier, Polonia, Sara Golkin, Iran, Anien e Narges Hassani Esteardi, Iran, Xun E, Cina, Teresa E Yan, Cina, Bare Aidar Zadezavardei, Iran, Ines Relia, Croazia, Xiao Wang, Cina, e Iona Casa, Albania, Yai Leng, Cina. Come vedete hanno partecipato in tantissime, le ringraziamo. Louise Liu Yang, Cina. Ainhoa Chloe Lorente Garzon, Spagna. Anne Nuevo Yune, Filippine. Sorina Paiu, Romania. Huaya Peng, Cina. Elena Radovic, Austria. Anya Radulovic, Montenegro. Luna Rosato Geraldina, Argentina. Yuli Kasai, Ucraina. Yao Shan Shan, Cina. Mala Shirmo Adi, Iran. Monica Su Chen, Cina. Olga Sosnovskaya, Russia. Aiko Suzuki, Giappone. Takanov Belfronte, Thailandia. Come vedete non abbiamo neanche più spazio per starci. Samane Vahabi, Iran. Geomaria Vasquez Mendez, Ecuador. Ruth Segovia Vega, Spagna. Xiao Ying Yang, Cina. Shen Yizi, Cina. Li Zhang, Cina. Ling Yin Zhang, Cina. Si Yuan Zhang, Cina. Zian Zhu, Cina. E per le italiane, Monica Brignone Shaw, Ilaria Campestre, Mariella Cardinale, Alessandra Nucci, Marina Perino Ceresole, Michela Pizzol Giacomini e Rosa Storto Gaggini. E invito anche Michela Marocco e Paola Marchi a salire sul palco con noi per fare la fotografia. Queste sono le nostre autrici, un applauso a tutte ancora. E grazie a tutte e a tutti di essere stati con noi, state con noi. Vi ricordo che il bando della 14ª edizione del concorso Lingua Madre è in corso e quindi invito tutte a partecipare, a diffonderlo e a seguirci sul sito, sui social, e grazie ancora di essere state e stati con noi oggi qui. Sì, siamo qua. Oh, scusa. Uniamoci un po', perché poverina, non so se ci siete state tutte. Grazie. Volete salire? Eccoci, ci stiamo, salite. Grazie, grazie a voi che partecipate. Grazie a voi che partecipate. Sì, sì, certo, certo. Sì, Fiorenzo Alfieri, ringraziamo di... Sì, certo, certo, di essere stato con noi. Salite, salite su. Sì.
sì. Ma sì, venga, vogliono una foto insieme, venga, venga. Anzi, vieni, ci davamo. Così si nota che c'è. Beh, però ti devi girare, però. Che non si dica che non ce n'è almeno uno. No, prima li abbiamo avuti. È bello però tutte queste. Queste straniere della, che hanno lavorato. Vero. Eh carica, sì, è stata un'iniziativa bellissima. Sì. Grazie, grazie ancora a tutte. Sì, certo. Sì, sì, sì. Io ho mandato un'email per lei. Sì. Ok, sì, una presentazione, quindi se legga, per favore. Sì, okay. Certo che la leggo. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, Daniela. Ciao. Ce l'ho fatta. Sono partita dalle 9 la mattina, ragazzi, sono arrivata alle 1:30 qua, però ce l'ho fatta. Grazie. Posso avere la foto? Certo, certo. Grazie, grazie mille, grazie, grazie a voi. Grazie di tutto. Ci rimaniamo in contatto. Va bene.